Con la progettazione che abbiamo fatto con la Helmec 3D abbiamo cercato di migliorare il più possibile il pezzo per alleggerirlo e renderlo il più ergonomico possibile in modo che non mi facesse male quando spingevo. Essendo ergonomico ed essendo fatto bene, questa cosa dovrebbe evitare di farmi infiammare il braccio come mi si infiamma con il sistema attuale. Mi chiamo Marco Milanesi, sono un handbiker da una quindicina d'anni. Faccio gare sia nazionali che internazionali, è uno sport che è simile al ciclismo ma per noi disabili si pratica con le braccia. Io ho un piccolo problema con le mani. Parlando con un amico mi ha messo in contatto con la Helmec 3D, abbiamo cominciato a costruire questo guanto e la cosa è funzionale anche se non è in carbonio, anzi il materiale secondo me non ha nulla da invidiare al carbonio, quantomeno per questo pezzo. E io comincio a trovarmici molto bene. Il progetto è iniziato digitalizzando il modello della mano di Marco con un calco. Con i suoi feedback siamo arrivati poi a un modello finale che effettivamente era migliore di quello utilizzato in alluminio, proprio perché la tecnologia HP consente di fare pezzi in nylon. Questo materiale è meccanicamente performante perché permette di avere allo stesso tempo parti flessibili che quindi si possono adattare a quella che è la presa di una mano e parti resistenti che servono per mantenere il tutto solidale con la handbike. Poi una cosa che mi è piaciuta nel fare questo pezzo con loro è stata, prima di tutto l'interazione. E poi, siccome anche io sono nel mondo tecnologico, questa cosa mi ha affascinato tantissimo nel vedere la loro progettazione sugli altri pezzi, cioè ha veramente dei risvolti incredibili. Secondo me potranno fare delle grandi cose con questo prodotto. Bello.